ben ritrovati a tutti cari amici telespettatori. Questa nuova puntata del Salotto di Francesco interesserà soprattutto gli amanti dei reperti archeologici, delle varie scoperte di ambiente, quindi quegli appassionati di documentari, se vogliamo. E non solo perché diciamo vedremo cose interessanti, poi parleremo anche di una squadra che è quella della SD Alberona. Alberona tra poco, insomma, vedremo, abbiamo l'allenatore dell'ASD Alberona Calcio, ci dirà un po' di nozioni su questa squadra che sta andando molto forte. Intanto vi vado a presentare, ovviamente è stato già qui nei nostri salotti, ma ve lo vado a ricordare per chi non si appunto ricordasse, l'ingegner Michelangelo De Meo, benvenuto. Buonasera a voi. E poi abbiamo, come dicevo, l'allenatore della SD Alberona Calcio, Umberto Pupillo. Buonasera. Allora, partiamo da un presupposto. Innanzitutto, per ricordare, per chi la vede per la prima volta davanti alle nostre telecamere, quindi ci parli un po' di lei, delle sue passioni, dei suoi studi, perché poi arriviamo ad una cosa molto importante che riguarda soprattutto gli abitanti delle isole Tremiti. Però c'è un collegamento che lei, insomma, adesso ci spiegherà delle cose. Ci faranno capire che un collegamento che se andasse in porto interesserebbe un po' tutti quanti. Sì. Io sono un ingegnere civile edile, sono di Manfredonia, sono un libero professionista e praticamente ho la passione delle isole Tremiti, più che altro mi sono innamorato di quel posto. Sicuramente chi c'è stato non può dire il contrario, perché si tratta proprio di... sono le vere e proprie perle dell'Adriatico. Per quanto riguarda i miei studi, ho fatto tutta una serie di master da manager, specializzazioni in energy management, sicurezza, certificazioni energetiche, quindi diciamo che ho un po' di competenza nel settore energetico e della progettazione. Le Tremiti sono state la mia passione. Ho incominciato a leggere i primi libri, poi i libri non mi bastavano più e sono passato ai documenti, quelli d'archivio, cioè i documenti originali, quelli che venivano scritti proprio in quel momento. E da lì poi ho incominciato ad avere delle intuizioni, delle idee, insomma sono riuscito a scoprire un carteggio originale che presto verrà totalmente pubblicato, che parla che alle Tremiti nel 1844 c'era un ponte che era stato realizzato, un ponte in legno di quercia, che era stato realizzato da Ferdinando II di Borbone in persona, il re del Regno delle Due Sicilie. E qui ci riferiamo al 1800. 1800, sì, è proprio il Regno delle Due Sicilie. Praticamente le isole Tremiti in quel periodo erano una colonia penale. Ferdinando II, il re del Regno delle Due Sicilie, voleva fare una cosa buona, voleva portare i detenuti, quindi tutte quelle persone che diciamo venivano da Napoli, dalla Sicilia, tutti quelli che non avevano molta voglia di lavorare, sono stati praticamente trasportati lì alle Tremiti, e il re, per rendere indipendenti le isole, ma anche per rendere indipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, quindi per non finanziare sempre questa colonia penale, ha creato questo collegamento e tutta una serie di edifici che poi sono gli edifici borbonici, che si trovano appena uno va alle Tremiti su San Nicola. È bello quel momento perché ho trovato un carteggio sempre originale, con i timbri, con le firme proprio del re, con le firme dei ministri, dove lui, il re, il 19 settembre del 1844 si reca alle isole, controlla praticamente l'esecuzione dei lavori con tutti i suoi generali, con tutte le sue cose, e poi va a fare un salto sulla chiesa di Santa Maria, quella che di recente è stata colpita dal fulmine, e dà proprio tutta una serie di disposizioni. Io poi, diciamo, sono riuscito a ritrovare anche tutti i vari, diciamo, i progetti originali. Ho trovato, non so chi l'ha fatto, l'architetto, quello che è successo, l'intera storia, ed è veramente affascinante perché sul ponte si va a schiantare un veliero che portava pecore, ovini, eccetera, eccetera, e lo distrugge per una parte, poi crolla una parte del Cretaceo, poi crolla una parte per il Mare Mosso. Insomma, c'è una vicenda di questo collegamento che era totalmente scomparso proprio dalle tracce dei libri di storia, è, diciamo, molto affascinante. Quello che sto facendo adesso è praticamente
ricostruire la storia totale, anche perché era uno dei ponti più lunghi del mondo. La letteratura, insomma, dice che ponti di quel tipo, 450 metri, non esistevano. E adesso sto cercando di ricostruire tutto, presto verrà tutto pubblicato proprio per dimostrare la verità, che è vera sta cosa, perché quando l'ho lanciata, credo 13-14 anni fa, non ci credevano, non era vero. E quindi adesso sto ricostruendo in tre dimensioni come era fatto questo antico ponte, anche perché sono dell'idea che le Tremiti per sono... Per poterlo anche riproporre... Voglio dire, l'idea già l'ha presentata più volte, se non erro. L'idea l'ho presentata, saranno almeno 10 anni che io lancio quest'idea, questa dove proposta dico, in cui... dico, guardate, un vecchio ponte c'era, ma perché non proviamo a ricostruire un nuovo ponte, certo, con altre finalità, con altri obiettivi, con la tecnologia attuale... con l'obiettivo di risolvere i problemi dei Tremitesi e del Gargano, ma anche di risparmiare un sacco di soldi pubblici. Certo. Allora, a questo punto, anche la storica trasmissione, gli autori della trasmissione di Rai 1 Linea Blu, è rimasta affascinata, interessata dall'allungamento, quindi dal collegamento più che altro. Allora partiamo da questo e poi ci spiegherà qualche cosa di più. Guardiamo insieme. Argilloso e praticamente privo di vegetazione, il Cretaccio. Si racconta che nelle notti di bufera si agiti il fantasma di un detenuto decapitato proprio su questo isolotto, con la testa in mano. E poi qui accanto lo scoglio della vecchia, dove abitava una vecchia strega. Fantasmi inventati, fantasmi reali, come questo relitto, abbandonato qui da 20 anni, non ci sono le risorse per poterlo rimuovere. Il Cretaccio, proprio a metà strada tra San Nicola e San Domino. San Domino alle mie spalle a 330 metri di distanza, San Nicola davanti a me a 200 metri, a 900 metri c'è Capraia. Un tempo queste tre isole, questi tre mondi erano collegati tra loro da un ponte. Sì, è vero, sono riuscito a scoprire un carteggio originale, inedito, che testimonia l'esistenza di questo ponte borbonico. Ed esattamente è stato il re Ferdinando II di Borbone, re del regno delle due Sicilie, a volere un ponte. Infatti lui stanziò circa 40.000 ducati per la realizzazione del vecchio ponte di edifici borbonici. Perché non è rimasta alcuna traccia di quel ponte, ingegnere? Il ponte è stato smontato nel 1853. L'intenzione del re era quella di creare una colonia penale, quindi lui voleva portare tutta una serie di detenuti, dargli un pezzo di terra da coltivare per poi reintegrarli. Purtroppo i detenuti non facevano la manutenzione e a causa anche delle mareggiate, e qui sul Cretaccio è crollato anche alcuni massi, è stato smontato ed è stato venduto all'asta. Oggi la proposta presentata un paio d'anni fa dall'ingegner De Meo, appunto, di realizzare un nuovo ponte che riprenda in qualche modo quella che era la funzionalità del vecchio. Dovrebbe collegare dunque le tre isole, in che sì. modo? Parte sempre dall'isola di San Nicola, dove è presente una torre, all'interno del quale ci sono degli ascensori, un montacarichi, sia per i portatori di handicap che per eventuali merci, arriva fino ad un impalcato di 12 metri, sulla quale poi sono presenti è presente una sovrastruttura con una copertura a falda, sulla quale è presente un grande impianto fotovoltaico che potrà illuminare l'intero arcipelago tremitese. L'idea è quella di rilanciare il turismo internazionale sul Gargano. Non trova che questo avrebbe un impatto ambientale un po' troppo pesante su queste isole, che sono dei gioielli della natura? Il progetto che ho fatto non è la tecnica sull'ambiente, ma anzi è un monumento che deve abbellire l'ambiente, quindi è stato progettato in modo tale da farlo integrare con l'ambiente, quindi richiamando i temi dominanti come gli archi, come le cinte murarie, quindi si integra con l'ambiente. Io voglio creare un monumento. Linea Blu vi aspetta dopo la pubblicità.
da noi. Questo avrà ovviamente il contributo per farvi vedere, insomma, che diverse testate, compreso la nostra, sono interessate. E, tra l'altro, quello era il vecchio progetto, sì, che lei ha presentato. Progetto, poi sì, le hanno detto che era troppo di impatto, ne ha preparato uno nuovo, sì, sicuramente più all'avanguardia, sicuramente sì, più leggero, adattato, più, ecco, leggero, più leggero. Più leggero. E da questo nuovo progetto che cosa è venuto fuori? Allora, il nuovo progetto innanzitutto è meno impattante, è più sostenibile dal punto di vista ambientale, anzi, il progetto che sicuramente adesso farete vedere, quindi le immagini, praticamente è un progetto in legno che ha una grande copertura con un impianto fotovoltaico. Su questo impalcato ci sono tutta una serie di box che io avevo previsto, ripeto, oltre 10 anni fa, da destinare ad ogni comune garganico per valorizzare il proprio territorio. Ci sono tutta una serie di giochi di luce e di acqua proprio per creare un certo effetto scenico. C'erano gli attracchi speciali, un museo subacqueo per poter vedere praticamente tutto quello che c'è sott'acqua, una piazza per gli innamorati, una piazza per la musica classica. Sì, tutto questo era stato pensato 14 anni fa. Una cosa simpatica è capitato proprio ieri. Ho visto che un ponte solare è stato realizzato, credo, è stato finito qualche anno fa, 6 mesi fa, a Londra. Io l'ho pensato 14 anni prima, mentre invece è stato fatto a Londra, credo da poco è stato terminato, e hanno realizzato un impianto fotovoltaico su un ponte del 1886. Come del resto anche il discorso dei giochi di luce, i giochi di acqua con la musica di Dalla come sottofondo. Tra l'altro con Dalla ne avevo anche parlato, a lui questa cosa piaceva molto, insomma aveva detto che doveva anche lui impegnarsi quando tornava dal tour internazionale. E quindi il ponte era 14 anni fa già altamente tecnologico. Tutto quello che abbiamo oggi con i computer, con la divulgazione scientifica, con diciamo, le peculiarità del Parco Nazionale, era stato già pensato 14 anni fa. Vi dico di più, di recente è uscito un regolamento della Regione Puglia che dice che bisogna recuperare l'acqua piovana per cercare, ecco, di consumare sempre meno le risorse pregiate. Io l'avevo pensato 14 anni fa dalla copertura, proprio cercando di raccogliere quest'acqua. Avevo pensato di realizzare un dissalatore già 14 anni fa, perché lì praticamente portano ancora l'acqua con la nave cisterna. E oggi come oggi, praticamente per portare l'acqua si consuma molto gasolio, ma il gasolio oggi ha dei prezzi insostenibili e quindi portare l'acqua oggi alle Tremiti con i costi che ci stanno è una cosa insostenibile. All'epoca io tutti questi problemi li avevo risolti, come avevo risolto anche il discorso dell'eliminazione delle barriere architettoniche potendo passare da una parte all'altra, come si poteva risolvere il problema della riduzione dei costi pubblici, cioè basta fare una sola sede comunale, un solo cimitero, uno di tutto, una sola guardia medica, si riducevano notevolmente i costi, si eliminavano i costi per esempio per quanto riguarda il traghettaggio da un'isola all'altra, costi sostenuti a minimo 55.000 euro di soldi pubblici. Quindi all'epoca era stato pensato e c'erano aziende disponibili a finanziarlo. C'erano aziende che volevano tranquillamente finanziarlo. Oggi, se fosse stato realizzato quel ponte, eravamo in attivo e avremmo rilanciato il turismo internazionale sul Gargano. Mentre invece Linea Blu nell'ultima puntata ha praticamente mostrato che oggi alle Tremiti si trovano in una situazione di un grosso calo di turismo, praticamente hanno un debito di 7,2 milioni di euro, praticamente l'inverno non c'è quasi nessuno, quindi tutto quello che avevo pensato 14 anni fa si è rilevato giustissimo, giusto. Mentre invece io volevo fare già 14 anni fa, volevo destagionalizzare, perché secondo me le Tremiti non devono essere solo mare, le Tremiti devono essere anche cultura. E lì ci sta un'isola, che è l'isola di San Nicola, è l'isola dove c'è l'abbazia fortezza, c'è la chiesa, è qualcosa di stupendo. Mentre invece quella viene